Milagros, ti cercavo. Che ti succede? Niente, sai che ti voglio molto bene. Molto, molto. Ah, tu sei il mio tesoro. Oh, finalmente ti vedo, ragazzo. Guarda, Rosso ti ha lasciato un po' di legna da spaccare. E di là ce n'è altra ancora, eh? C'è qualcosa che non va, Catriel? No. Beh, sai, te l'ho chiesto perché hai una faccia, È soltanto un po' di stanchezza. Oh, beh, allora non mi sembra il caso che tu ti metta a spaccare la legna. Catriel, perché non vai a parlare con Damien? Così puoi andare a casa a riposare. Grazie, Gioacchino. Meglio di no. Preferisco mettermi subito a lavorare. Non ti preoccupare. Mi sembra un'ottima idea che i vostri genitori vengano a trovarci, tenente Puntiero. Grazie. Le vostre parole mi rallegrano molto, signora. Dovremo organizzare ogni cosa. Ah, ecco qua mia figlia. Augusto, che sorpresa. È sempre un grande piacere e un onore potervi rivedere, signorina Lucia. Inoltre, il tenente deve dirti una cosa importante. I miei genitori sono di passaggio qui in città. Verranno a farvi visita. Credevo che tutto quello che era successo appartenesse al passato più remoto. Però un destino beffardo lo riporta ancora tra noi, ridando nuova vita a ricordi che credevamo cancellati per sempre. No. No, no, Rosalba, no. Le ferite, come questa, lasciano delle cicatrici. Certo, sicuramente un giorno la ricorderemo solo come una vecchia ferita. Una vecchia e profonda ferita. E forse potremo arrivare anche a dimenticarla. Però in quel punto la pelle non sarà mai più quella di prima. Questo non lo posso negare. Vedi, Rosalba, le cicatrici ricordano le battaglie, i momenti di dolore e l'euforia della vittoria. Ma in fondo, mia cara, non sono altro che cicatrici. Nient'altro che questo. Segni di un passato ormai lontano. Allora non dobbiamo permettere che i segni del passato possano rovinare il futuro di nostro figlio. Affrontiamo anche questo insieme, come abbiamo sempre fatto. Così riusciremo a vincere anche i ricordi. Ne sei sicura? Sono sicura che è più sopportabile una vita vissuta nella verità che una vita vissuta nelle ombre del dubbio. Non finirò mai di ammirarti, Rosalba. Mai. Il Signore non avrebbe potuto darmi una sposa migliore di te con cui dividere la vita. E allora, avanti, mio prode capitano. Dimostriamo ancora una volta, fianco a fianco, di poter affrontare il presente senza paura. Va bene, cara. Faremo così. Andremo a trovare Lynch. Insieme. Affronteremo questa situazione. Lo faremo per noi. Per te. E per il futuro di nostro figlio. Oh.
Qualcosa non va, Catriel? No, 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 niente. Io ero soltanto soprappensiero. Ho bisogno di parlare con te, dopo lo spettacolo, d'accordo? D'accordo. Bene. Rosso, non ti avevo ancora visto. Mi dispiace veramente, Catriel. Paolo mi ha raccontato di tua madre e mi dispiace. E se posso aiutarti in qualche modo? Forse poi, dandomi ascolto. Perché ho in cuore una tale rabbia e un'angoscia che non riesco più a tenere dentro. Stiamo qui. Nessuno ci sentirà. Sfogati pure, amico, ti farà bene. Tu non sai cosa significa restare solo. E questa non è la prima volta, Russo. Mi era già successo quando ero bambino all'accampamento. E adesso Aileen. E non ho il tempo di piangerla, no. Devo andare avanti. Soffocare il dolore che sento nel petto. Come se non fosse successo niente. Come se una parte di me non fosse morta insieme a lei. Non credere che non ti capisca, Catriel. Ma purtroppo questa è la vita che ci è toccata in sorte. Fatti coraggio. Stringi i denti. È giunto il momento di dimostrare la tua forza. Devi farlo per lei. E per tutti quelli che hanno fiducia in te. Fratello Indio. Potremmo incominciare con delle verdure marinate e tartine di cacciagione. Poi una tazza di consomè e quei deliziosi piccioncini in crosta che sa fare Domenica. Basta, basta, non continuare, ti prego. Sento già un certo languorino. Siete davvero molto gentili e mi dispiace che vi prendiate così tanto disturbo. Vado subito ad avvertire Domenica. Madre. Non sapevo che ci fosse il tenente Pontiero. Madre. Questa sera avremo a cena i genitori di Augusto. Sei pronta, cara? Sì, sono pronta. Speriamo che Paolo sia puntuale. Non vorrei arrivare tardi a casa di... A casa di Lynch? In fondo non è tanto difficile dirlo. A casa di Lynch. Vuoi sapere perché lo dico tanto tranquillamente? Perché ho fatto la mia scelta molti anni fa e non me ne sono mai pentito, neanche per un istante, Rosalba. Niente potrà cambiare quello che c'è tra noi. Questa è la verità. Tutto il resto non conta. I fantasmi del passato non turberanno mai il profondo sentimento che ci unisce. Abbiamo sempre lottato insieme e continueremo ancora a farlo per tutta la vita. Non sarà una cena formale, madre. È una cosa improvvisata. D'altro canto, i genitori di Augusto non potevano assolutamente prevedere. Per favore, Lucia. Non è meraviglioso, madre. Dirò a Domenica che cominci a preparare le tartine di cacciagione e i... Te ne prego, Lucia. Lasciami almeno salutare il tenente. Onorato di rivedervi. I miei rispetti, signora. Siate il benvenuto in questa casa, tenente Pontiero. Stavamo studiando il menù per la cena di questa sera. Sì. I genitori del tenente sono di passaggio in città e questa sera verranno a farci visita. Devo pregarvi di volerci scusare, tenente, ma purtroppo dovremo rinviare ad un'altra occasione questo piacevole incontro. Andiamo, mia cara. Thank you.
Dobbiamo partire per Villa Speranza e non possiamo rimandare il viaggio. Ma al nostro ritorno non mancheranno opportunità. Ma certo, signora, ne sono sicuro. Madre, per favore, non c'è alcuna fretta. Possiamo partire domani o dopodomani. Già, è vero. Avevo completamente dimenticato questo particolare. Padre, non potete farmi questo. Maria, non sapevo che avessi già predisposto ogni cosa. Ma l'ho fatto. Desidero partire al più presto. In questo caso, tolgo il disturbo. No, non ve ne andate. Vorrei che faceste pervenire a vostra madre un piccolo presente da parte nostra, con le mie più sentite scuse. Permettete. Rinaldo! Signore. Paolo, che sorpresa. Vi confesso che non vi aspettavamo più. Non è stato facile lasciare la redazione. Devo tornarvi immediatamente. Purtroppo vi porto delle cattive notizie. Quella donna che si era tanto battuta per noi è morta. Che sventura. Sicuramente non avrebbe mai immaginato che avrebbe dato la vita per una patria non sua. La ricorderemo sempre, Paolo. La signora Parker è stata una donna coraggiosa. No, Rinaldo, no. Vi sbagliate, è un'altra la persona che tutti noi stiamo piangendo. Un crudele gioco del destino ha voluto che la madre di Catriel prendesse il posto della signora Parker. Sto parlando della donna più altruista e più coraggiosa che la nostra terra abbia mai conosciuto, Lucrezia Tebaldi. Non riuscirò a darmi pace finché quel maledetto tiranno non sarà destituito. Neanche io. Lo so. Realizzerò il sogno di mia madre e di coloro che hanno dato la vita per questa causa. Ricordate di venirci a trovare, Paolo, non appena vi sarà possibile. Verrò senz'altro. A presto, signore Rinaldo. A presto, Paolo. Ti rendi conto, Rosalba? Ancora il passato. Il passato e i suoi fantasmi che mi perseguitano. Allora smettiamo di fuggirli e lasciamo che ci raggiungano. A quanto pare è questa la volontà di Dio. Che cosa c'è, Rinaldo? Mi sento in dovere di andare a trovare quel ragazzo. Anche se lui non lo sa, io ho sempre ammirato molto sua madre. E adesso, pur non potendoglielo dire, ho l'obbligo morale di offrirgli il mio aiuto. Non dimenticare che siamo attesi. Ultimamente sembra non ci sia nulla che io possa dimenticare. Perché non vai a chiamare tua madre? Padre, per favore, cercate di farle cambiare idea. Possiamo rinviare la partenza di qualche Lucia, giorno. Lucia, ti prego di non insistere. Ho deciso di partire oggi. Organizzeremo una cena più formale e meno improvvisata non appena ritorneremo. Per favore, tenente, consegnate questo a vostra madre. È uno scialle che ho ricamato con le mie mani anni or sono. Siete molto gentile, signora, ma io non so se... Accettatelo, vi prego. Dite ai vostri genitori di scusarci che andrò io stessa a far loro visita non appena avrò risolto delle questioni personali. Sono io la prima a voler conoscere i genitori del tenente per il quale mia figlia mostra una così viva simpatia. Le vostre parole mi onorano. Buonasera. 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 Stiamo cercando una persona, un indio, che lavora qui. Ah, eccolo. Ti vogliono. Buonasera, Catriel. Come state? Vi presento Rosalba, mia moglie. Molto lieta. Incantato.
Non appena abbiamo saputo, siamo venuti a trovarvi. Paolo ci ha detto che stavate lavorando qui al circo. Io sono molto rattristato. In quel momento non sapevo che fosse vostra madre. Nemmeno io. Dovete sapere che quando ero giovane ho vissuto in questa città e il coraggio e l'altruismo di vostra madre erano molto ammirati da tutti. Voi l'avete conosciuta? Beh, ad essere sincero, non ebbi molte occasioni di incontrarla, ma la conobbi attraverso l'affetto dei suoi tanti amici. Tutti nutrivano una grande ammirazione per lei. Mai grande come la mia. Certo, lo immagino. Ma bisogna essere forti, figliolo. Bisogna andare avanti. Così è la vita. Sì, lo so. Purtroppo ho imparato fin da piccolo che si può perdere tutto dall'oggi al domani. Non tutto, Catriel. Appare sempre qualcosa di nuovo all'orizzonte. Milagros. Sì? Vi presento Milagros. Milagros è la proprietaria del circo e una famosa ammaestratrice d'elefanti. Dei cari amici di passaggio qui in città. È un piacere conoscervi, signorina. Il piacere è mio. Non avrei mai pensato che una fanciulla così fragile e graziosa potesse lavorare con animali tanto grandi. Fa fare loro ciò che vuole. Dovreste vederla. Sì, senz'altro. Prima di partire... Potremmo venire allo spettacolo. Certo. Allora dovete venire questa sera. Perché domani lasceremo la città. Scusate. Milagros, che vi succede? Cosa avete? Niente, niente, mi passerà subito. Ma voi state piangendo. Ditemi perché, vi prego. Non vorrei mai dover partire da Santa Maria, credetemi. Come? Ve ne andate? Ho detto forse qualcosa di male. È andata via così di corsa. Sì, a dire la verità, sembrava molto turbata. No, no, non vi preoccupate. Forse la rattrista a lasciare la città. Neanch'io sapevo che il circo se ne sarebbe andato. A quanto pare, siamo tutti in partenza. Anche noi ci mettiamo in viaggio domani mattina. Ah, Catriel, volevo lasciarvi il nostro indirizzo. Appena vi è possibile, venite a trovarci. Vi prometto che lo farò. Grazie per la vostra amicizia. Mi raccomando, abbiate cura di voi. E siate forte. Vi aspettiamo. Avete detto che partite? Sì. Il circo lascia la città. No, Milagros. Non è possibile. Non potete partire. Voi non potete lasciarmi così. Non ci fermiamo mai a lungo nello stesso luogo. Milagros, dobbiamo parlare. Io non posso, non posso lasciarvi partire in questo modo, credetemi. Non fate così, per favore. Milagros, adesso purtroppo devo andare. Devo fare una cosa molto, molto importante. Però, vi prego, non lasciatemi andare via senza avermi promesso di parlare con me questa sera. Dovete promettermelo. Milagros, ti stiamo aspettando per le prove, vieni! Per favore, non mi complicate ancora di più le cose. Dovete andare via, vi scongiuro, vi supplico. Me ne vado, ma tornerò. Sì, tornerò. Dopo lo spettacolo, passerò a prendervi. Aspettatemi. Egoista. Tu mi definisci egoista. E in che altro modo vi dovrei chiamare? Io avevo accettato di partire, anche se a malincuore, ma avevo accettato. Voi invece non avete voluto capire che quella cena era molto importante per me. Questo incontro è molto importante per tutta la famiglia. Ma non siamo nello stato d'animo consono ad un simile avvenimento. Madre, sono stanca di vedervi sempre amareggiata.
Sono stanca della vostra completa mancanza di entusiasmo. Sono stanca di non essere capita. Lucia, per favore. Basta, Lucia. Calmati. Possibile tu non ti renda conto che tua madre ha bisogno di riposare. Che deve allontanarsi da questa casa il più presto possibile. Tutti noi ne abbiamo bisogno. Io non sento questa necessità. Lucia, alla tua età a volte è difficile comprendere le decisioni degli adulti. Le comprendo. Potete credermi, più di quanto possiate immaginare. Se è vero quanto dici, perché allora non tenti di dimostrarlo? Ma non ti rendi conto di quello che è successo? Non ti accorgi che il cuore di tua madre è ferito? Il cuore di mia madre? Mia madre pensa soltanto a se stessa. E a me non pensa mai nessuno. E Damien, quando ti ha detto che lasciamo la città? Ieri. E anche oggi me lo ha confermato. Non ho più scampo, Gitana, e non so che cosa fare. Calma, calma. Dimmi una cosa. Hai pensato alla possibilità di restare qui a Santa Maria? Che vuoi dire? Tu mi hai detto che Augusto verrà a prenderti dopo lo spettacolo, non è così? E che vuole parlare con te molto seriamente prima della nostra partenza. Sì, è quello che ha detto. Molto bene. Perciò adesso tu devi approfittare di questa occasione e pensare molto bene a quello che dirai ad Augusto, perché da questo vostro ultimo incontro potrebbe dipendere tutto il tuo avvenire. Ormai è andata così, Lucia. L'unica cosa che puoi fare è cercare di dimenticare questa cena e pensare solamente a divertirti in campagna. Niente affatto. Farò vedere a mia madre quanto soffro. Proprio come lei fa con me, costringendomi a subire. Non ti servirà a niente vendicarti. Tu sei intelligente, Lucia, e sai bene quali saranno le conseguenze. Questo viaggio sarà già fin troppo noioso per noi due. Non trasformarlo in una tortura. Una tortura è poco. Questo è l'inizio di una guerra. E visto che mia madre ha aperto le ostilità, io sono pronta a difendermi. Con le unghie e con i denti. Siete pronte? Sì, zia. Maria, la carrozza sarà qui a momenti. Vuoi che cominci a portar fuori i bagagli? Sì, grazie. E il signor Guglielmo? È andato giù al porto. Ha detto che sarebbe tornato in tempo per salutarvi. Sei sempre in collera con me? Certo che lo sono. Vai da tua cugina, Carlotta. Non servirà a niente. Sento che mia figlia mi odia. Si odia quello che si conosce. E tua figlia, sorella cara, non ti conosce ancora. Sento che nessuno mi capisce veramente, che nessuno mi conosce. Sembra che non mi sia proprio possibile trattenermi a lungo in questa casa. Sono sempre di passaggio. Ma almeno questa volta, ringraziando il cielo, andremo via insieme. Vieni, Giuliano. Così triste? Sono triste perché domani lasciamo la città e andremo in un altro posto.
Che c'è di strano? È stato sempre così. Stiamo un po' di tempo in un posto e poi ci rimettiamo in cammino. Ma adesso è diverso, Giuliano. E comunque sia, tu non lo puoi capire perché sei ancora molto piccolo. Non lo puoi capire. E perché no? Dai, non essere triste. Dovunque andremo non ci separeremo mai, sorellina mia. Sì, hai ragione. Sarà sempre così. È arrivato il momento. Padre! Grazie al cielo. Sono arrivato in tempo. Che cosa succede, figliolo? Allontaniamoci di qui. Ve lo dico strada facendo. Sì. C'è qualcuno là fuori? Che succede, Domenica? Ah, niente. Solo che sono vecchia. Il mio udito non è più quello di una volta. Sento voci che non esistono. E quando mi parlano, non sento niente. Noi siamo pronte. Allora possiamo andare. Bene. Vi aspettiamo qui fuori. In effetti, a pensarci bene, è logico. L'invito è stato fatto in modo troppo affrettato. Sì, la scusa è abbastanza valida. Ma il fatto è che non sono molto simpatico alla madre di Lucia. Oh, ma questo è incomprensibile. Tu sei il miglior ragazzo del mondo. Tu sei sua madre, Rosalba. La tua opinione non ha molto valore, anche se io la penso come te. Può darsi, Augusto, dico può darsi, che sua madre non ti conosca bene. Io spero che sia soltanto per questo, padre. Ad ogni modo è meglio così. Ci sarà un'altra occasione. E io avrò il tempo di trovare un abito più adatto alla circostanza. Siete bellissima così come siete, madre. Bene, bene. Ora basta con i complimenti e allunghiamo il passo. Finalmente questa sera potremo cenare tutti insieme. Ah, bene. Andiamo. Per poco non arrivavo in tempo. Padre mio, non voglio partire. Fate qualcosa, vi prego. Andiamo, tesoro. Si tratta solo di pochi giorni. Senti, parlerò con Augusto e fisserò un nuovo incontro. Non ti preoccupare. A presto, zio. Ti auguro buon viaggio. Ci rivedremo tra pochi giorni. Ah, Guglielmo. Finalmente stavamo per partire. Spero che non dimenticherete questo favore e che al momento debito saprete ricambiarlo. Non lo dimenticherò, Vittoria. Mia cara Domenica. Non dirmi niente, bambina, altrimenti mi metto a piangere e passeranno delle ore prima che smetta. Abbi cura della casa e soprattutto di te. Abbiamo trascorso insieme quasi tutta la vita. Non è la prima volta che ci salutiamo. Bambina. Domenica. Nessuno ti ha mai detto che sei la persona più buona e più bella del mondo. Questo me lo dici solo tu, ma gli uomini, neanche per sbaglio. Maria. La carrozza ci sta aspettando. Ti chiedo solo di riflettere su quello che hai detto. Ho preso la mia decisione e non tornerò indietro. Pensaci perlomeno. Ho sentito queste parole per 20 lunghi anni. Non credo più ai miracoli. Una volta... No, assolutamente niente. Sarà più come una volta. E non esistono rimedi, Guglielmo, che possano lenire le mie ferite. E questo? L'ho portato io quando ero venuto a cercarvi. È un regalo della madre di Lucia. Apritelo. Oh, è bellissimo. Molto bello. Padre, che cosa vi succede? No, no, niente, è solo un doloretto alla spalla che ogni tanto si fa sentire.
O piuttosto tutto quello che avete mangiato a cena stasera. Oh, no, non dirlo davanti a tua madre, sennò poi mi rimprovera. Non voglio rovinare con una discussione il poco tempo che mi rimane per stare con mio figlio. Figliolo, vieni a trovarci appena puoi. Scrivici spesso e tienici informati di ogni cosa. Non appena sarà possibile, torneremo, vedrai. Riguardatevi, madre. Anche voi, padre. Siete tutto quello che ho al mondo. E vi voglio tanto bene. Anche noi ti vogliamo molto bene. Tu sei il nostro amato figlio e rappresenti il nostro futuro. Signore e signori, ormai prossimo a lasciare questa città, il Circo Olimpico ha il piacere e l'onore di presentarvi a questo punto. Sei pronto? Entra tu. I grandi, ineguagliabili, Gioacchino e Antonio. Mi dispiace che mi sia avvicinato. No, no, che cosa dici? Allora perché mi evitate? Devo prendere alcune cose. Fra poco devo fare un altro numero. Credete che il pubblico non si accorgerà che siete così triste? Perché vi ostinate a soffrire in silenzio? Catriel, per favore. Perché non mi permettete di aiutarvi? Vi ringrazio, però anche voi state soffrendo. Se si divide con qualcuno il dolore, la sofferenza viene in parte alleviata. Se volete, questa sera posso fermarmi a cena, così dopo parleremo. Non pensate che voglia vendicarmi, ma questa volta sono io che non posso. Perdonatemi. Passeggiata. Se avete bisogno di qualcosa, chiamate. Con permesso. È una notte molto bella. Forse un po' fredda. Però è così limpida e splendida. Guardate quante stelle, Augusto. Guardatele. Sto guardando. Sto guardando la stella più luminosa. La più bella di tutte. È una stella che non smetterà mai di brillare. Ma purtroppo deve andarsene da questa città. No. Non parliamo di questo. Mi fa stare male. Se voi state male, per me è un dolore insopportabile. Non ve ne andate, Milagros. Non potete andar via. Devo farlo. Il circo è tutta la mia vita. Abbandonarlo sarebbe come aprire una ferita che non smetterebbe mai di sanguinare. Ma le ferite si rimarginano. Si cicatrizzano. Questo succede quando noi possiamo pensare al futuro. Il mio futuro è dove ho sempre vissuto. Perdonatemi, Augusto, ma niente può trattenermi qui a Santa Maria. Niente vi può trattenere. Ne siete sicura? Catriel, non pensavo che fossi ancora qui.
Questa sera cenerò insieme a voi, Rosso. Mi fa piacere. Vado a prendere altro vino. Questa sera sembra fatta apposta per qualche bicchiere in più, amico mio. Non credere che mi sia dimenticato, Catriel. Prima mangeremo qualcosa. Poi berremo un bicchierino di acquavite. Dopodiché parleremo. Sei d'accordo? D'accordo. Bene. Allora avvicinati anche tu al fuoco. Augusto, se provate qualcosa per me, non chiedetemi di restare. Non fatelo. Ho aspettato a lungo. Un uomo vi perseguita. E io non vi ho mai domandato nulla, Milagros. Avete accettato i miei inviti solo per fuggire da lui e ho continuato a tacere. Ma adesso consentitemi di chiedervi di non andare via. Augusto, la prima cosa che i miei occhi ricordano è l'arena di questo circo. Le prime parole che ho sentito sono state pronunciate dalla gente di questo circo. Quando ero ancora una bambina, mio padre mi mise fra le braccia Giuliano. Avevo appena 10 anni. Ma mi occupai di lui da quel momento. Mio padre, prima di morire, mi pregò di non abbandonarlo mai. E io glielo promisi. Riuscite a capire, Augusto? Il circo mi ha dato tutto quello che ho. L'affetto di Giuliano. L'amore di una vera famiglia. Un lavoro, insomma, tutto. Non potrei mai lasciare il circo, è tutta la mia vita. E non posso abbandonare Giuliano. Non mi darebbe più pace il rimorso. Non riuscirei a sopravvivere senza l'affetto delle persone più care. Non potrei. Riuscite a capirmi? No, non vi capisco, Milagros. Perché vi sbagliate? Se voi lasciaste il circo, se lasciaste ogni cosa, non rimarreste mai sola. Perché avreste sempre me al vostro fianco. Restate, Milagros. Per favore, restate. Cominceremo una nuova vita insieme. Vi supplico. Restate, cara.